Trovato voi cari telespettatori, comincerà il 12 maggio a Torino il processo Eternit bis che vedrà alla sbarra l'imprenditore svizzero Stefan Schmidheiny, questa volta non più accusato di disastro ambientale, reato che la Cassazione ha rigettato perché prescritto, ma di 200 casi di omicidio. A causa del grande numero delle persone offese, il Tribunale torinese ha scelto la strada dei pubblici reclami, con un richiamo anche sulla Gazzetta Ufficiale per la notifica dell'inizio dell'udienza preliminare del processo. Ma non solo. Il reggente del Tribunale, Francesco Gianfrotta, ha disposto che il decreto sull'apertura del procedimento nei confronti di Schmidheiny venga pubblicato anche su diversi siti internet, come quello delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Campania e Liguria, oltre che su quello del comune di Torino. E si terrà domani alle ore 8 a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra il presidente del Consiglio Matteo Renzi e una delegazione dell'ANCI guidata dal presidente e sindaco di Torino Piero Fassino. Sul tavolo c'è un primo confronto sul documento di economia e finanza e sul taglio da 1 miliardo riservato dalla legge di stabilità a province e città metropolitane. Carla Ruffino. Domani si capirà se il braccio di ferro governo-enti locali sul documento di economia e finanza è destinato a continuare o se il Premier Matteo Renzi e Piero Fassino, nelle vesti di Presidente dell'Unione dei Comuni, riusciranno a trovare un'intesa. Il faccia a faccia è convocato alle 8 a Palazzo Chigi. Da una parte il Presidente del Consiglio ribadisce che il DEF non contiene nuovi tagli alle amministrazioni locali. Capisco che non ci siate abituati, ma non ci sono tagli e non c'è un aumento delle tasse, ha detto in conferenza stampa. Dall'altra, tra il primo cittadino di Torino fa sapere che gli enti periferici hanno già dato e che è necessario risolvere le questioni ancora aperte, compresa la richiesta di restituzione del fondo compensativo IMU-TASI che vale circa 625 milioni di euro. Dal 2010 ad oggi, è il ragionamento di Fassino, tra taglio dei trasferimenti e patto di stabilità i comuni hanno fatto sacrifici per 17 miliardi, mentre le amministrazioni centrali dello Stato hanno contribuito molto meno al risanamento dei conti pubblici e in molti casi i tagli previsti sono rimasti sulla carta. Di nuove sforbiciate non vuole sentire parlare nemmeno il presidente della regione e della conferenza delle regioni, Sergio Chiamparino, che bolla l'idea di nuovi tagli come paradossale e sulle riduzioni di spesa fa notare che l'unico settore in cui si può ancora intervenire è quello della riduzione del numero delle società partecipate, operazione certamente virtuosa ma dagli effetti tutt'altro che immediati. Tornando poi ai comuni, Fassino sottolinea ancora come il malcontento dei sindaci non riguardi soltanto i soldi e spiega che dal 2011 i decreti che hanno cambiato le regole di bilancio sono stati 64, uno ogni 15 giorni. La città di Alessandria ha ricordato oggi con una messa di suffragio celebrata in Duomo i 559 morti dei bombardamenti di guerra che colpirono la città tra il 1944 e il 1945. Fra le vittime ci furono anche 27 bambini e 6 suore dell'Istituto Maria Ausiliatrice. I particolari da Franco Capone. Le sirene suonarono a lungo, ma tutto fu inutile. Alle 15:30 del 5 aprile del 1975, le bombe sganciate a grappoli dagli aerei alleati caddero per l'ultima volta sulla città di Alessandria, già colpita e semidistrutta dai precedenti bombardamenti. Quello fu un bombardamento inaspettato, perché tutti pensavano che la guerra che stava per finire non avrebbe provocato altre azioni belliche. 160 morti e 500 feriti, e fra le vittime anche 27 bambini, maschietti e femminucce, fra i 5 e i 10 anni, che frequentavano l'istituto di Maria Ausiliatrice in via Gagliaudo. Con loro morirono anche 6 suore che si trovavano all'interno della casa. Sono tanti i terribili ricordi che mi vengono alla mente, ha detto Suor Flavia, testimone di quella tragedia scampata miracolosamente alla morte. Non appena sentimmo le sirene, portammo i bambini nel rifugio, da noi ricavato in cantina. Ero una novizia, avevo meno di 20 anni. All'improvviso mi trovai sepolta dalle macerie, ma riuscii ad uscirne e sentire le voci dei bambini che man mano si spegnevano. Quello fu un giorno triste e particolare nella storia delle suore di Maria Ausiliatrice di via Gagliaudo di Alessandria. Fu
Purtroppo quello non fu l'unico bombardamento che Alessandria subì, ma fu l'ultimo, perché nei mesi precedenti altre bombe caddero sulla città. Il 21 e 29 giugno del 1944 furono bombardati il ponte Tanaro e il ponte Bormida. I morti furono 46. Nei mesi successivi vennero bombardati la ferrovia, altri bombardamenti seguirono in agosto, il 3 e il 5 di settembre. In quest'ultimo bombardamento una bomba colpì in pieno un rifugio, 39 i morti, 20 dei quali non hanno mai avuto un nome perché furono letteralmente maciullati. Per loro le autorità di allora avevano redatto un atto di morte presunta. Per ricordare tutte quelle vittime, nel tardo pomeriggio in Duomo ad Alessandria la presenza delle massime autorità civili, religiose e militari, i labari dell'amministrazione provinciale insignito di medaglia d'oro al valore militare, del comune, del nastro azzurro e di tutte le associazioni compatentistiche. Il vescovo della diocesi alessandrina, Monsignor Guido Gallese, ha celebrato una messa in suffragio dei civili militari caduti sotto le bombe sganciate dagli aerei degli alleati che avevano come obiettivo quello di bombardare il nodo ferroviario di Alessandria. Un momento particolare è stato il ricordo delle suore dell'Istituto Maria Ausiliatrice, dei 27 bambini tutti morti sotto le macerie della casa di Via Gagliauto. Questa sera in Duomo la presenza e la testimonianza di chi quel terribile giorno c'era e non è riuscito mai a dimenticare quella tragedia di 70 anni fa. Imputati di estorsione, due fratelli di Tortona rigettano le accuse ed escludono una loro infiltrazione mafiosa, definendo al contrario la mafia un cancro da sconfiggere. Sono Ercole e Aldo Gaglianò sotto processo in tribunale ad Alessandria. Ci racconta Emma Camagna. C'è una girandola di debiti e crediti per auto arrivate dalla Francia e non pagate, per grosse forniture di gasolio con fatture da migliaia di euro, per tappeti e quadri a loro volta non pagati, creditori e debitori che si incrociano, si frequentano e dicono di non conoscersi. In questo mondo un po' particolare, diciamo, si insinua il ruolo dei fratelli Ercole e Aldo Gaglianò, abitanti a Tortona, accusati di estorsione attuata o tentata, in alcuni casi anche di usura, con l'aggravante di minacce mafiose contestate dalla procura della direzione distrettuale antimafia. Con loro vengono processati Maurizio Gerate e Francesco Ruberto, pure di Tortona, per fatti marginali. Per l'accusa i fratelli minacciavano chi non restituiva quanto avuto anche con il carico da 90 di interessi. Entrambi hanno negato tutto, si sono detti vittime della mafia che Ercole ha definito un cancro da sconfiggere, mentre Aldo ha cercato di minare la credibilità delle vittime lanciando accuse a loro carico. Il processo riprenderà il 23 settembre per concludersi il 22 gennaio 2016. Contemporaneamente Ercole Gaglianò e il figlio Giuseppe sono sotto processo, la causa sarà discussa il 21 ottobre, per estorsione. Vittima, dice l'accusa, un cittadino tortonese che aveva eseguito lavori di edilizia nella loro abitazione. Dopo essere stato pagato, sarebbe stato minacciato di morte davanti ai suoi familiari se non avesse restituito i soldi avuti, perché a loro dire i lavori erano stati eseguiti male. L'uomo è parte civile con Roberto Tava. Una delle vittime dei fratelli lo è con Giorgio Romagnolo. Cambiamo argomento. Il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi ha firmato il decreto che ammette alla procedura di amministrazione straordinaria il gruppo Mercatone 1, che a Saravalle Scrivia occupa 35 lavoratori su un totale di 4.000 addetti in tutta Italia. Nel contempo il ministro ha nominato anche tre commissari straordinari. La decisione è stata presa al termine di un tavolo tecnico istituito in maniera permanente su richiesta dei sindacati di categoria, che ha anche esaminato gli esiti delle proposte di acquisizione parziale dei punti vendita italiani da parte di un investitore con il quale vi è un confronto aperto da due mesi. Intanto il Tribunale di Bologna ha autorizzato un piano di svendite in 34 centri del Mercatone 1 a maggior rischio di chiusura. E a questo proposito i sindacati hanno annunciato che lavoreranno affinché possano essere attivati ammortizzatori sociali per la ricollocazione degli addetti che eventualmente verranno esclusi. E intanto non si ferma la protesta dei Notav Terzo Valico contro
la realizzazione della grande opera. In questo servizio di Enrico Maria sentiremo quale sarà il prossimo calendario di agitazioni. Terzo valico, fervono i preparativi per le nuove manifestazioni per chi non vuole l'opera. La prima riguarda l'esproprio del terreno su cui sorge il presidio in ottava Terzo Valico di Radimero, luogo ritenuto dal movimento simbolo della resistenza alla costruzione dell'infrastruttura. La data per il movimento individuata dal consorzio sarebbe 3 giorni prima della marcia popolare del 18. Particolare questo che ha fatto storcere, e non poco, il naso a chi si oppone ai lavori della nuova linea. Il movimento in merito ha annunciato che resisterà con determinazione e con le stesse modalità con cui ha condotto in questi 3 anni la cosiddetta battaglia degli espropri. L'appuntamento è stato fissato per mercoledì 15 aprile alle 6 del mattino presso il piazzale delle Vaie ad Arquata Scrivia. Dalle 18 di martedì 14, inoltre, informa il movimento, come verrà allestito un campeggio al presidio per accogliere quanti vorranno raggiungere Arquata la sera prima. Chiudiamo la partita del Terzo Valico e delle grandi opere, e questo invece è il titolo della marcia popolare che si svolgerà sempre ad Arquata Scrivia sabato 18 aprile a partire dalle 14, con ritrovo presso la stazione ferroviaria. Gli organizzatori hanno annunciato una grande marcia pacifica per le vie del paese per chiedere lo stop immediato dei cantieri, la cancellazione della legge obiettivo e del decreto sblocca Italia, la fine del sistema grandi opere, la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico e il dirottamento dei fondi a favore di spese sociali come sanità, scuola, casa e reddito. Sul fronte materiale dell'opera COCIV, il consorzio costruttore del Terzo Valico ha fatto sapere nei giorni scorsi che il cantiere operativo di Libarna è posizionato sull'area di una vecchia cava per l'estrazione di argilla. Al di sotto dell'attuale piano di quest'area sono stati rinvenuti, frammisti al terreno, materiali di risulta di origine antropica, cioè dei residui di demolizione precedentemente interrati. In questa conformazione il terreno non ha le caratteristiche geomeccaniche idonee alla costruzione del cantiere operativo. E alla luce di questa informazione, il consorzio, a seguito dell'autorizzazione da parte della provincia di Alessandria, si è assunto l'onere di smaltire materiali di risulta presso gli impianti e le discariche autorizzate. Una quota parte di questi materiali sono inviati, nel pieno rispetto della normativa vigente, presso la discarica SRT di Novi Ligure, a mezzo dell'appaltatore dei lavori di trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dal sito di Libarna. Il Partito Democratico dell'Ovadese ha rinnovato gli organismi direttivi e ha nominato il nuovo segretario. Ce lo racconta Bruno Mattana. Rinnovamento nell'ambito della conduzione del Partito Democratico Territoriale dell'Ovadese. Sono stati rinnovati gli organismi direttivi e in particolare è stato nominato il nuovo segretario. La scelta all'unanimità è caduta su Mario Esposito, già capogruppo del PD nel precedente Consiglio Comunale di Ovada. Sostituisce l'uscente segretario Fabio Barisione, che attualmente ha assunto importante impegno nell'ambito del consorzio smaltimento rifiuti. Esposito ha anche dimostrato di essere un decisionista e un rinnovatore. Diciamo che le prospettive di aprire alla zona, una zona che lavori, con una richiesta che ha fatto l'Assemblea di riaprire un po' il tema dei circoli, no? I circoli sono una delle invenzioni più indicate del Partito Democratico in questi anni, quindi bisognerà lavorare molto sia sui temi anche di carattere nazionale, e qui abbiamo anche la possibilità di avere il senatore Federico Fornaro che sicuramente ci darà una mano, oltre che ai consiglieri regionali Otria e Ravetti. Credo sia importante oggi riportare un po' il tema politico alla ribalta dei nostri territori. E oltre ai temi nazionali vorremmo affrontare quelle che sono le assemblee tematiche di temi amministrativi. Basti pensare solo ai temi che in questo momento ci stanno in qualche modo interpellando, dalla sanità ai rifiuti, al lavoro. E quindi c'è tutta la buona volontà e soprattutto l'impegno per far bene e per, ripeto, riaprire un po' questo dibattito politico che da tempo mancava nel nostro territorio. Il rapporto con la base è indispensabile, secondo me, no? È fondamentale il rapporto con la base, ma soprattutto anche con i cittadini, cioè ci rendiamo anche quelli che non sono non necessariamente iscritti o simpatizzanti del PD. Io credo che anche per dare una mano agli amministratori, perché non dobbiamo nasconderci che il nostro territorio ha cambiato tantissimi amministratori, nuovi sindaci, quindi dobbiamo anche essere impegnati a dare una mano a queste nuove amministrazioni, perché i problemi sono tanti, le risorse sono sempre poche e quindi bisognerà anche spiegare alla gente che in qualche modo cambia anche la politica sotto questo aspetto.
Nuovo allestimento per il MAO, il Museo d'Arte Orientale di Torino, che da un mese ha un nuovo direttore, si chiama Marco Biscione, il quale per il futuro ha in mente un fitto calendario di mostre ed eventi. Dopo l'inaugurazione del nuovo Museo Egizio, un altro museo torinese, il MAO, si rinnova. A 8 anni dall'apertura e a 1 mese dall'arrivo del nuovo direttore, Marco Biscione, il museo di Via San Domenico dedicato all'arte orientale cambia completamente volto. L'ampia collezione, composta da 2000 opere provenienti da Asia, Cina e Giappone, è stata collocata ai piani superiori, mentre il piano terra di Palazzo Mazzonis, completamente liberato, è dedicato alle mostre temporanee. Il nuovo architetto, Marco Poli, il cui progetto è stato duramente criticato dal suo predecessore Andrea Bruno, ha avuto un'intuizione: separare la Cina dal resto dell'Oriente, esponendo i capolavori in un assetto completamente nuovo. La sezione cinese è inoltre rivista e alleggerita, con un nuovo colore alle pareti e una nuova illuminazione per valorizzare i reperti. L'idea di organizzare al piano terreno le mostre temporanee, in questi giorni è ancora in corso la rassegna fotografica di Michael Yamashita dedicata a Marco Polo, si è già rivelata vincente. Tra gennaio e febbraio i visitatori sono aumentati del 266% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con 13.000 visitatori in un solo mese. Ma alla scommessa del Museo d'Arte Orientale il futuro, il nuovo direttore ha in mente un fitto calendario di mostre, di oggetti antichi, fotografie, arte contemporanea, un modo per avvicinare alla collezione permanente anche chi magari non visiterebbe il museo. Il rapper Fedez incide una canzone e la dedica all'Eternit. Sentiamo il risultato. L'Eternit è un materiale tossico con cui in Italia, a partire dagli anni 70, si è costruito di tutto. Ma l'Eternit rilasciava amianto, avvelenando chi lo respirava. Ci sono stati migliaia di morti e c'è stato un processo in cui i responsabili sono stati prima condannati e poi assolti in Cassazione, perché il reato era prescritto. Va dritto al cuore nel suo ultimo video Fedez, che per parlare dell'amore maledetto ha preso spunto da una delle piaghe sociali tristemente più famose al mondo, l'amore Eternit. Questo è il titolo della sua canzone, interpretata insieme a Noemi. Le immagini del video sono state rese note e sono a dir poco scioccanti, crude, cruente e violente al tempo stesso. Tante storie che rappresentano uno degli spaccati della nostra società, raccontate da Fedez mentre sdraiato ai piedi di un divano insieme a una donna che legge un libro, intona quello che è un inno nefasto all'amore. Immagini di giovani dame avvenenti che si accompagnano a uomini ricchi quasi in età da pensione, shoppers compulsive che rientrano a casa con decine di sacchetti griffati contenenti altrettanti abiti e scarpe griffate, la curiosità di una bambina che nella piazza del paese si fa un selfie con sullo sfondo un bidone che improvvisamente cade da un furgoncino di passaggio e che nell'impatto con la terra fa fuoriuscire il suo liquido mortale, l'Eternit. Una scia gialla che non fa rima con il sole e con la vita, ma che si incanala nelle fenditure del porfido stradale, quasi a voler significare l'assorbimento di questa fibra nei corpi di migliaia di persone che di quel liquido sono morte. Quel bidone che rantola sull'asfalto come il respiro pesante della morte è l'inizio della tragedia. Tutti i volti dapprima incipriati e imbellettati si trasformano in zombie alla ricerca, nel loro perpetuo divagare, del perché alle loro mute domande. Un video senza lieto fine, perché l'Eternit non potrà mai avere un lieto fine, nonostante le sentenze, qualora un giorno sarà davvero fatta giustizia. Una ferita che rimarrà aperta per sempre e che Fedez ha voluto suggellare nel ricordo di una canzone che prende spunto dall'amore, il sentimento più puro per eccellenza, che ha trovato dei volti di chi è stato ucciso dal mesotelioma e in quelli di chi è rimasto a piangergli la sua trasfigurazione negli occhi spenti di un cuore dannato per sempre. Tra poco la pagina sportiva, giornata di recuperi in Serie D. Il Dertona è stato sconfitto per 3-0 dalla capolista Cuneo. Dopo la sosta per le festività pasquali riprenderà invece nel weekend il campionato di calcio di Lega Pro e l'Alessandria scenderà in campo sabato pomeriggio. La pagina sportiva è curata da Gianluca Ardiani, poi le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci.